Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Oggi iniziamo una nuova avventura rallistica con il gioco di Sebastian Loeb Rally Evo. Dunque, questo gioco qui è stato realizzato dalla Milestone in collaborazione appunto con il pilota Sebastian Loeb e quindi presuppongo che sia un gioco cazzuto. Allora, dunque io ho spippolato un po' qua e un po' là e ho visto che puoi scegliere le varie auto. Naturalmente noi per adesso abbiamo la 106 Rally, possiamo acquistare le auto, possiamo vedere tramite i costruttori, possiamo vedere tutte le varie marche. Ad esempio vediamo un po' Renault, abbiamo la Clio R3, la Clio Williams, la C Renault 5 Maxi Turbo e la Renault 5 Maxi Turbo Hermit Car. Poi possiamo vedere, ce ne sono veramente tante di macchine, Peugeot. Abbiamo la 206, la 208, 208 R5 Event Car, la 106, la mitica 205 T16 e molte altre. Ok, in base alla categoria di gara che andremo ad affrontare possiamo scegliere le macchine. Andiamo un po' alla Mini, andiamo alla Mini nuova e la Mini quella anni 70. Ok, Abarth possiamo vedere anche, infatti abbiamo la Grande Punto. Grande Punto Event Car, la Fiat Abarth 500, la 131 Abarth Rally e la mitica 112 Abarth. Perfetto, noi ragazzi andiamo a iniziare con la nostra 106 Rally, che è la macchina in dotazione. Possiamo vedere le livree, possiamo scegliere. Io ho scelto questa qui, ho fatto una personalizzazione dei colori, ho scelto un giallo, blu e nero. Possiamo scegliere anche dunque, un attimo, la livrea, poi possiamo scegliere anche il team, possiamo scegliere la tuta, il casco, io ho scelto questa tuta qui, tuta sparco, color blu e un casco giallo. Ok, poi possiamo fare informazioni del team, ho messo il nome del team lento, suffisso del team Rally Sport, poi possiamo scegliere il carattere, il colore e quant'altro. I membri del team, ho messo pilota Grace, cognome Tartaruga. Il nome del copilota Ugo Veloce, nazionalità italiana, e come targa ho messo Suca. Ok, allora vediamo un po'. Innanzitutto io direi che potremmo andare a fare un test drive, in modo tale che così vediamo un po' come si comporta la macchina. Allora, io utilizzo il control pad della 360, quindi purtroppo Babbo Natale non mi ha portato il volante. E quindi partiamo, vediamo un po' come si comporta. Possiamo fare anche delle prove a tempo su questo circuito qua. Io ragazzi, da quello che posso vedere non è male come gioco. Non è naturalmente diciamo come Dirt Rally. Però sinceramente non è una schifezza come WRC5, che sinceramente lo potete trovare anche quello nella mia playlist, ma sinceramente ragazzi è stato veramente un gioco scandaloso. Io se fossi stato uno dei realizzatori non l'avrei neanche fatto uscire quel gioco lì. Comunque, vediamo un po'. La macchina si comporta bene, direi. Allora, torniamo ai box. Ok. Allora, perfetto. Vediamo un po' cosa ci si prospetta. Opzioni, cosa dice? Opzioni car, opzioni audio. Ok, allora facciamo così. Menu principale. Yes. Carriera. Allora, qui possiamo scegliere quale stage andare ad affrontare, quale tipologia di gara andare ad affrontare. Per adesso, visto che abbiamo solo la Peugeot 106, possiamo fare la categoria debuttanti o la categoria open. Infatti dice macchina in uso ammessa. Allora, vediamo un po', categoria debuttanti, possiamo scegliere la classe 2 ruote motrici, infatti la Peugeot 106 è anteriore, Rocky, Pro oppure anni 70. Ok,
Quindi dice macchina ammissibile Rocky, questa nessuna macchina ammissibile e nessuna macchina ammissibile. Comunque successivamente andandole a comprare possiamo scegliere quale categoria andare ad affrontare. Allora, quindi iniziamo con la classe 2 ruote motrici Rocky. Ok, siamo al San Romolo, quindi è il rally di Sanremo. Infatti, rally di Sanremo. Ho scelto difficoltà media, stile di guida personalizzato, condizione di luce, giorno, la macchina naturalmente è più 106 e iniziamo la nostra gara. Lunghezza 5.124 metri, superficie 100% asfalto asciutto. Ok, allora questo qui è il nostro box, diciamo così. Possiamo impostare l'auto e da quello che vedo, ragazzi, sospensione anteriore, sospensione posteriore, impostazioni avanzate, freni, trasmissione, vediamo nello specifico. Rigidezza, sospensione, compressione. È veramente, ragazzi, con tutte queste modifiche che possiamo andare a portare alla macchina, devo dire che è veramente una cosa professionale, diciamo così. Infatti nello specifico per modificare certe voci bisogna essere veramente essere portati e essere, avere una certa esperienza appunto per modificare queste caratteristiche. Possiamo modificare anche la barra antirollio, l'altezza del suolo posteriore, possiamo andare a modificare la trasmissione, il rapporto finale delle marce, differenziale. Ce ne sono veramente tante di modifiche che possiamo andare. Possiamo addirittura anche lo spoiler posteriore, basso, alto, la convergenza, le accampanature delle ruote, ragazzi. Sinceramente in WRC5 queste opzioni non sappiamo neanche cos'è che erano. Comunque, allora facciamo così. Info Stage cosa sarebbe? Ah, Info Stage ti dà le specifiche della prova speciale. Ok, quindi facciamo così, iniziamo la gara e vediamo un po'. Ok amici, proviamo questo nostro mezzo, direi che la targa Suka merita. Utilizzo 3, questa visuale perché mi 2, trovo comodo così, 1, ragazzi, non avendo il vai! volante, quella dall'interno mi è un po' più 50 a complicato da sinistra 6, destra 6 utilizzare. per sinistra 2, 70. Destra 4 per sinistra 6, molto lunga. Per sinistra 6, in sinistra 6, 50. Destra 5 più, 100. Sinistra 6, in destra 3 su dorso, per sinistra 4 lunga, 40. Destra 3 lunga, per sinistra 6, 50. Destra 5, tornante destro, 40. Sinistra 4 meno per destra 4, per sinistra 3 più, 40. Sinistra 6 per destra 3 meno, per sinistra 4 in destra Che 5. culo, abbiamo tenuto. Sinistra 6, 50. Sinistra 4 per destra 3, in destra 4 lunga, 50. Sinistra 3 lunga, 70. Destra 3 in sinistra 4, 90. Destra 6 più in sinistra 5 chiude. Destra 4 in sinistra 5 per destra 6. Destra 6 in sinistra 4 chiude in destra 2. Per destra 3 più in sinistra 5, 100. Destra 4 su dosso per sinistra 4 in destra 2. Sinistra 5 per destra 6, 60. Destra 6 lunga per sinistra 3, 50. Sinistra 4 per destra 3 più per sinistra 4, 60. Sinistra 5 lunga, chiude 3, in destra 3. Destra 5, 30, sinistra 6 chiude.
per destra 6, 60, destra 4 chiude 3, per sinistra 5, per sinistra 3, per destra 5, 40. Destra 6, 100, destra 5 per sinistra, 4 meno, 70. Destra 4, 40, destra 5 chiude, 40. Sinistra 6, 40. Sinistra 4 più, dosso in destra 6, 80. Sinistra 6 più per destra 5 su dosso, 60. Sinistra 6 in destra 6, 40. Sinistra 4 più per destra 3, apre lunga, 40. Sinistra 4 più per destra 6, 50. Destra 6, 50. Sinistra 4 più per sinistra 6, 40. Destra 6 su dosso in sinistra 3 meno, 40. Destra 4 in destra 3 più, dosso in sinistra 5 per destra 4, 60. All'incrocio dritto per destra 6, 120. Attenzione, tornante destro apre, 120, traguardo. Dai, dai, che siamo alla fine, vediamo un po' cosa abbiamo fatto, ragazzi. La macchina l'abbiamo disfatta leggermente. Il tuo piazzamento in gara determina l'ammontare del tuo guadagno. Grazie ai crediti puoi acquistare auto più potenti e prestigiose. Migliori saranno i tuoi risultati in carriera e più crescerà la tua reputazione nel mondo dei rally. Perfetto, ok. Grace Tartaruga, siamo arrivati primi, ragazzi. Ok, poi successivamente vedremo un po' magari di aumentare la difficoltà del gioco. Questa classifica mostra i nomi di tutte le giovani promesse dei rally. Per adesso ti trovi nella parte bassa, ma sono sicuro che non impiegherai molto ad arrivare nelle posizioni che contano. Speriamo, vediamo un po' successivamente. Ok amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura sportiva, rallistica, vi stia piacendo. In tal caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.